dal Vangelo secondo la Fage. A quel tempo, correva l'anno 1984, l'Italia, sotto il dominio di Spadolini prima e Fanfani dopo, attraversava un periodo molto critico. Gli italiani, costretti a pagare tributi molto più alti dei loro guadagni, vivevano di stenti, tanto che una parte di loro si ribellò alle stangate che il governo infieriva tutti i giorni e incominciarono a rubare, a sequestrare, ad uccidere, facendo vivere gli altri nel caos e nella paura. Si era quasi sull'orlo del baratro quando si sparse la notizia che a governare e a salvare l'Italia sarebbe venuto un grande pelato, e quell'uomo chiamato Crax arrivò e dal Monte Citorio parlò per la prima volta agli italiani. Beati coloro che pagano molte tasse, perché da me saranno amati. Beati i rapinatori e i sequestratori, perché dal mio governo saranno protetti ed aiutati. Beati coloro che rubano, perché di loro sarà il regno di Monte Citorio. Alleluia italiani, al governo non c'è più Fanfani. Alleluia, alleluia. Ora è Crax il presidente, che stangate per la gente. Alleluia, alleluia. Nel nome di Crax, Visentini, De Michelis e Spadolini. Amen. Bettino Crax, abbi pietà di noi. Tu che con Visentini ci costringi alla penitenza, accogli la nostra supplica. Tu che siedi allo stesso tavolo di Andreotti, non infierire su di noi. Amen. Maledetto colui che ci tassa nel nome del governo. Visentini, pietà. Andreotti, non ne ha. Spadolini, pietà. Signorile, pietà. Nessuno ha pietà che li possino ammazzare. Amen. Fratelli, oggi in tutta Italia si festeggia la venuta al governo del Salvatore Crax. Ed è cosa buona e giusta che in questo giorno di gioia i nostri cuori siano liberati dal peccato. Quindi, prima di celebrare la Santa Messa, confessiamo i nostri peccati. Confesso a Crax il presidente, ad Andreotti sempre presente, a Fanfani il possidente, a Visentini il prepotente, di aver pagato sempre le tasse puntualmente. E se oggi per colpa delle stangate non mi è rimasto più niente, da domani in poi ruberò anch'io onestamente. Amen. Dalla lettera di Crax agli italiani. Fratelli, a me che sono il più furbo tra i presidenti, è stata concessa la grazia di annunciarvi nuovi aumenti. E voi che siete un popolo cosciente, pagherete ancora una volta senza dire niente. I soldi che versate immediatamente servono per quella gente che è entrata da poco al governo e non ha ancora rubato niente. Quindi è giusto che voi contribuenti vi sacrifichiate per costoro senza tentennamenti. I nuovi ministri saranno pazienti, perché con i vostri soldi li farete contenti. Vivranno anche loro nella ricchezza con i loro parenti, alla faccia vostra che lavorate onestamente. Nel mio governo non ci sono prepotenti, ma con un popolo come voi di fessi coscienti, non approfittarne sarebbe da incoscienti. Quindi continuate a pagare puntualmente e ve ne saremo grati eternamente. Parola di Crax. Rendiamo grazie a Crax. Gloria e ricchezza a Crax, ad Andreotti, a Visentini e agli altri uomini di governo, come lo era nel principio, lo sarà sempre nei secoli, dei secoli e seculorum. Amen. Dicevano Crax è come un padre, dicevano Crax è il meglio che c'è, che fregatura per gli italiani. Bettino è peggio di De Mita e di Fanfani. Che delusione per gli operai, se resta lui per tutti noi saranno guai. Preghiamo.
Ti odio, Craxi, e ti disprezzo con tutto il cuore. Ti maledico per avermi tassato, fatto contribuente e perseguitato dal tuo governo di ladri. Ti offro il guadagno della giornata. Fa che tutti facciano come me, secondo la tua volontà, per la ricchezza dei tuoi ministri. Amen. Governos Craxi, per chi ne mundis. Governos Craxi, per chi ne guais. Governos Craxi, ma vai a fanculus. Dal Vangelo secondo Spadolini. Miei cari fratelli, come ogni domenica, alla fine della Santa Messa, mi ritrovo a parlare con voi. E devo subito confessarvi che oggi per me è una giornata particolare. Una domenica che riempie il mio cuore di gioia e di speranza. La speranza che presto tutti voi fratelli di questa parrocchia sarete uniti nel furto, nelle rapine e, perché no, nei sequestri. La strada che dovete percorrere non è facile, ma con l'aiuto di Visentini ci riuscirete. Un passo avanti in questa direzione è stato fatto. Infatti, domenica scorsa, con grande soddisfazione di noi tutti, è stata scassinata la cassetta delle elemosine. Lo stesso giorno è stato rapinato il ragazzo addetto alla raccolta degli oboli per la chiesa. Tutto questo, miei cari fratelli, a dimostrazione che in questa comunità coloro che non rubano sono rimasti in pochi. Ed è a questi pochi che io oggi rivolgo la mia parola, per dire loro che rubare in Italia non è un peccato, ma è una fonte di vita. Quanti ministri, quanti generali fino a qualche anno fa erano come voi, onesti e laboriosi, e oggi non lo sono più, perché hanno seguito l'esempio di molti politici che rubavano. Hanno ascoltato la parola di Craxi quando diceva: beati coloro che rubano, perché di loro sarà il regno di Montecitorio. E si sono convertiti. E oggi, miei cari fratelli, che continuate a lavorare onestamente, oggi tutti i ministri, tanti generali e persino alcuni magistrati rubano con umiltà. Perché solo rubando si può raggiungere con certezza la ricchezza eterna. Sia lodato Visentini. Oggi sempre sia cacciato. Le tasse del governo saranno sempre per voi. Bruciasse i governanti con lo spirito. Visentini abbia misericordia di voi commercianti, perdoni la vostra onestà e vi conduca alla miseria eterna. Amen. L'eterno riposo dona ai ministri, Signore. Splenda in essi la luce perpetua, così gli italiani finalmente vivranno in santa pace. Speriamo che così sia. Adesso, cari fratelli, prima di concludere la Santa Messa, scambiamoci un segno di pace. Vieni, scendi, lo con la faccia, disgraziato! La messa è finita, rubate, sequestrate e sparatevi in santa pace. Rendiamo grazie a questo malgoverno.